Buongiorno, buongiorno a tutti, è per me un piacere presentarvi questa mattina le Baicole. Erika Fassetta, Sabina Bacoldina al violino, Francesca Levorato alla viola ed Elena Borgo al violoncello. Perché Baicole ce l'hanno spiegato in passate edizioni del Prosecco Classic Festival, perché sono dolci, perché il Baicolo, il biscotto tradizionale veneziano, è insomma una cosa che tutti ricordiamo e che ricorda, appunto, evoca i sapori delle nostre mamme, dei salotti anche di Venezia. Loro sono veneziane, doc, e quindi da questa intuizione del marito di Francesca, Baicole. Vogliamo rendere onore anche a questo. Ecco, un repertorio, quello di oggi, che comincia con Georg Friedrich Händel. La sinfonia dal terzo atto di Salomone in si bemolle maggiore, Arrivo della regina di Saba, e cominciamo subito con la musica. Buon ascolto. Thank you.
Continuiamo con Vivaldi, conterraneo delle nostre amiche veneziane, con il concerto in La minore, in La maggiore per archi, F11 numero 4, allegro molto, andante molto, allegro. Thank you.
Continuiamo con Vivaldi. Rispetto al programma di sala che vedete, infatti c'è un brano in più di Vivaldi, c'è qualche altro brano ci sarà qualche altro brano di Tchaikovsky, non ci sarà il bolero di Ravel, ma insomma. E continuiamo con l'estro armonico, il concerto undicesimo dall'opera 3 dell'estro armonico, un'opera che è stata chiamata così, con un ossimoro vero e proprio, perché l'estro è la fantasia, mentre l'armonia invece è la tecnica quasi matematica che permette di comporre i brani musicali, armonizzati per più strumenti in questo caso. Ecco, in quest'opera Vivaldi ha cercato di sintetizzare un po' tutta, di cercare l'equilibrio tra i due elementi, ovvero la fantasia e la tecnica. Ci sarà riuscito? Ce lo farete ascoltare. Thank you.
Continuiamo con Johann Sebastian Bach, il concerto numero 3 in sol maggiore bradiburghese, un'opera che quella dei concerti bradiburghesi che appunto erano stati dedicati nel 1720, intorno al 1720, proprio da Bach al margravio del Brandeburgo Christian Ludwig. E un'opera che si dice appunto fosse stata archiviata subito dai bibliotecari, che probabilmente non apprezzassero l'opera musicale, ma consideravano i musicisti allo strego di normali servitori, e quindi sì, grazie, mi hai regalato quest'opera, però adesso la mettiamo via. È stata riscoperta molto più tardi, forse anche dopo che l'opera, insomma, di Bach era passata un pochino e lo stile si era evoluto, e quindi insomma, è stata riscoperta più recentemente dai musicologi anche oggi, e quindi e viene riproposta perché comunque è un'opera davvero ricca di significati, ricca di armonie molto interessanti per la musica. Grazie.
Thank you.
Continuiamo con La Passacaglia di Johan Halvorsen, un autore norvegese di cui non abbiamo tantissime opere, però questa Passacaglia è rimasta famosa, è una basata su appunto un'armonia di Handel ed è rimasta e oggi ce la faranno sentire. Thank you.
Continuiamo con Wolfgang Amadeus Mozart, divertimento in Fa maggiore, K138. Thank you.
partiamo con Piotr Ilyich Čajkovskij dallo Schiaccianoci, la marcia, la danza della fata confetto, la danza degli zufoli e il valzer dei fiori. Thank you.
Signore e signori, le baicole. Erika Fassetta, Sabina Bacoldina, Francesca Levorato ed Elena Borgo. Grazie per la magia che ci sapete regalare, grazie. Io vi ricordo che la prossima settimana ospiti del Prosecco Classic Festival saranno il duo pianoforte e violino Giorgio Sini, Nicola Fregonese, sempre domenica 20 novembre alle 10:30. Buona domenica e grazie.